con coach Di Lorenzo un punto sul girone di andata e cosa si aspetta dal girone di ritorno. Ma qualcosina secondo me al di sotto delle aspettative iniziali a livello di punti in classifica. Potevamo sicuramente avere qualcosina in più, però non bisogna mai dimenticarsi che abbiamo avuto realmente delle grosse difficoltà fisiche nelle prime 10 giornate, lì abbiamo lasciato alcune partite per strada, anche se poi due ne abbiamo perse sbagliando nell'ultimo tiro, ma tutto sommato abbiamo reagito bene alle tante difficoltà che abbiamo avuto. Dobbiamo chiudere bene questo girone d'andata con la partita di Giulianova, riuscire a chiudere a 20 punti comunque sarebbe un buonissimo risultato, e il girone di ritorno è per riprenderci un po' come ambizione quello che abbiamo lasciato. È un po' che abbiamo recuperato un po' di giocatori, anche se la forma di alcuni non è ancora al 100%, però questo sta permettendo di poter lavorare meglio in allenamento, gestire un po' l'energia di chi ha tirato molto il carro durante il girone d'andata. Secondo me il nostro salto di qualità passa dalla continuità che possiamo avere, dobbiamo avere soprattutto nelle partite fuori casa, dove ogni tanto ci siamo spenti nel girone d'andata, e che il lavoro che abbiamo fatto fino adesso secondo me dovremmo riuscire a rimediare nel girone di ritorno.